L'argomento che tiene banco all'Aquila è il commercio, in particolar modo la situazione del centro storico. Per rilanciare le attività produttive e crearne di nuove sono in fase di elaborazione, anche attraverso una collaborazione che si vuole avere con la Regione Abruzzo, degli strumenti di finanziamento, sia per il commercio a dettaglio, ma anche per attrarre imprenditori da fuori che potrebbero insediarsi ad esempio nel nucleo industriale e portare all'Aquila produzioni importanti. Come priorità però c'è la rivitalizzazione del centro storico. Alessandro Piccinini, assessore alle attività produttive del Comune dell'Aquila, parla dell'argomento dopo aver raccolto le voci di commercianti, professionisti e residenti e dopo soprattutto la riunione in comune con le associazioni di categoria, assieme al collega all'urbanistica Luigi Deramo. Attrarre imprenditori attraverso una tassazione bassa, facendo accordi con il nucleo per dare terreni a condizioni vantaggiose, questo è uno dei progetti. Parallelamente si pensa al centro e anche a misure agevolative per chi vi investe. L'assessore Piccinini ribadisce però che è ferma volontà dell'amministrazione riportare la gente in centro con uffici pubblici e servizi e a questo si lavora costantemente, in linea quindi con le richieste di commercianti e residenti che naturalmente vogliono che si stringano i tempi a questo punto. C'è anche una delibera adottata dal Comune che dovrà andare in consiglio, con la quale si dà la possibilità anche ai fondacci, ai garage e ai magazzini che siano sul piano strada di diventare di destinazione commerciale. In questo modo per Piccinini si va ad aumentare l'offerta in centro storico. Durante la riunione le associazioni di categoria hanno chiesto l'esenzione dei tributi comunali come Tari, Cosap, imposta pubblicità per gli imprenditori che decidono di investire. Per loro riportare uffici, banche e servizi uniti a queste agevolazioni potrà consentire una vera rivitalizzazione. Il Comune è apparso abbastanza possibilista. L'assessore Deramo ha chiarito che le proposte potrebbero essere inserite nelle previsioni del prossimo bilancio comunale. Un modo per dare respiro a imprese nuove, a quelle che vogliono ricollocarsi, a quelle già esistenti ovviamente. Si è chiarita anche la situazione del nuovo centro commerciale. Deramo ha detto che si tratta di una media struttura di vendita, dunque si correggerà il tiro della delibera. La certezza è che servono delle misure. L'incontro in comune dovrà essere solo il primo incontro di un percorso virtuoso che possa fare anche un punto sulle richieste di apertura che arrivano e sulle mosse da fare, perché al momento nel centro storico dell'Aquila a fare la parte del leone sono soprattutto ristoranti, bar e pub, locali notturni, e questo per molti non va bene. Bisogna riportare negozi anche di altro tipo.